nord-est del Brasile è considerato una delle zone più povere del mondo. Qui Dom Helder Câmara nasce nel febbraio del 1909 a Fortaleza, nello stato del Ceará. Madrugo, madrugo, a mancha branca do sol acordou. E o dia già levantou. A 14 anni entra nel seminario diocesano e a 22 riceve il sacerdozio. Negli stessi anni dà vita al movimento Gioventù Operaia Cattolica e al movimento di sindacalizzazione Operaia Cattolica Femminile, suscitando una forte opposizione da parte di molti gruppi influenti della città. Nel 1935 viene nominato ministro della pubblica istruzione dello Stato del Ceará. L'anno successivo si trasferisce a Rio de Janeiro. Quando nel 1950 viene a Roma come responsabile del pellegrinaggio per l'anno santo, ha occasione di presentare a Papa Pio XII il progetto di un organismo collegiale dell'Episcopato brasiliano. Nel 1952 è consacrato vescovo ausiliare di Rio de Janeiro e per la sua dedizione e il suo impegno verso i quartieri più poveri che cingono in un cerchio di miseria e fame la megalopoli brasiliana, viene soprannominato il vescovo delle favelas. Nel 1955 dà inizio alla crociata di San Sebastiano per dare casa e dignità umana alle folle di baraccati della capitale. In quegli anni rifiuta l'offerta del presidente brasiliano Kubitschek di diventare ministro dell'educazione oppure, in alternativa, sindaco di Rio de Janeiro. Nel 1964 Papa Paolo VI lo nomina vescovo della città di Recife, mentre negli stessi giorni, con un colpo di Stato, viene deposto il presidente João Goulart e nel paese viene instaurata una dura dittatura militare. Per Dom Helder iniziano gli anni della sofferenza e delle persecuzioni. È fatto oggetto di minacce di morte, accuse e denigrazioni. Molti suoi collaboratori vengono arrestati, deportati, torturati e in alcuni casi uccisi. Intanto, dal 1962 al 65, partecipa a diverse sessioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, contribuendo significativamente al processo di rinnovamento in corso. Conosciuto e stimato da molti padri conciliari, inizia un periodo impegnativo e fecondo della sua attività a livello internazionale. Ovunque sia presente, porta il suo messaggio di non violenza, di giustizia, di pace e di sviluppo. La voce di chi non ha voce era il titolo con cui si presentava, ripetendo che non c'è pace senza giustizia e che la prima violenza è la miseria in cui versano tante masse. Nel nostro paese sotto sviluppato il cambiamento di quelle strutture ingiuste che riducono più di 2/3 dell'umanità in una condizione subumana di miseria e di fame, è indispensabile ottenere nei paesi industriali e ricchi dei cambiamenti uguali. Senza cambiamenti presso di voi, i nostri cambiamenti resteranno impossibili.
Il suo pensiero si diffonde anche grazie alla sua straordinaria capacità di infiammare l'uditorio in tutte le lingue. È un oratore che affascina solo al vederlo, con i gesti, il tono della voce, il sorriso, le varietà delle espressioni. Nel corso di quegli anni viene invitato a parlare nelle sedi dell'ONU a Ginevra e a New York. Gli vengono insignite una cinquantina di lauree honoris causa e lascia innumerevoli scritti, migliaia di discorsi e 7.000 meditazioni. Nel novembre del 1972 è a Firenze, dove partecipa alla marcia organizzata da Mani Tese. Davanti a 40.000 persone riunite a Piazzale Michelangelo, gli sono accanto Raoul Follero e Schulz. E se la musica potesse aiutarci? La musica è divina. Spinto da questa idea, Dom Herbert chiede a un compositore svizzero di mettere in musica i grandi temi del suo pensiero e della sua lotta. Nasce così la Sinfonia dei Due Mondi, di cui lui cura il testo e vi recita. Il spirito di Dio soffia, soffia per svegliare la musica dentro di noi, in maniera che partendo da qui, la musica possa sempre cantare nel nostro cuore. Quando la miseria si scatena, porta con sé furti, assalti, assassini e odio profondo. Quando la miseria si scatena, fa scattare la mancanza di sicurezza, la voglia di vendicarsi, il panico. Siamo alla violenza numero due. Sempre negli anni 70, Dom Herbert traccia la linea direttiva del balletto Robot, con chi danzerai tu, messo poi in scena dal coreografo francese Maurice Béjart. L'8 febbraio 1974, a Lucerna, Mani Tese gli consegna oltre 10.000 firme, raccolte perché abbia il premio alternativo per la pace, che riceverà il 10 dello stesso mese a Oslo. Dopo non poche incomprensioni con Roma, Giovanni Paolo II, nel luglio 1980, abbraccia Dom Helder davanti a 2 milioni di persone, chiamandolo «fratello dei poveri, fratello mio». L'ultimo viaggio internazionale è del 1994, quando va alla sede dell'UNESCO a Parigi per partecipare ai festeggiamenti in onore dell'amico Abbé Pierre. Nel febbraio 1999 compie 90 anni. A Recife si tiene una grande e commovente festa a cui partecipano il popolo e le autorità di tutto il Brasile. Il 27 agosto, nella sua casetta della chiesa Das Fronteiras, dai muri sberciati per le raffiche di mitra che negli anni avevano cercato di intimidirlo, il Francesco d'Assisi del XX secolo, come fu definito, conclude il suo pellegrinaggio terreno. Ma il Signore, invece di condannarti, di umiliarti, ha mandato il suo figlio unigenito a questo granello di polvere, la terra. E il figlio di Dio, senza abbandonare la sua natura divina, si è fatto uomo. Rimane Dio ed è uomo. Per sempre egli è l'uomo Dio. E tu, uomo fratello mio, che ne hai fatto della vita e della parola di Cristo?